A parlare il senatore Vallardi, sempre per 4 minuti. Sì, grazie Presidente, grazie con lei, signor Ministro. Parlerò in questi 4 minuti un po' di agricoltura, perché è evidente che se mangiamo ogni giorno è grazie all'agricoltura, se soprattutto siamo sopravvissuti durante il periodo del lockdown è grazie ai nostri agricoltori, che assieme ai medici e agli infermieri va sicuramente mio, ma penso anche di tutta l'Aula, grande riconoscimento. E questa agricoltura che sta vivendo, ha vissuto, ma soprattutto sta vivendo un periodo difficile, difficile sopravvivere con il biologico in Italia quando siamo in forte competizione con gli altri paesi, che soprattutto spesso e volentieri si comportano scorrettamente, perché dalle altre parti si produce in maniera non sempre consona a quelli che sono i requisiti a cui sono soggetti gli agricoltori del nostro paese. E quindi io mi aspettavo che in questo decreto rilancio ci fossero dei grandi investimenti per l'agricoltura italiana, che ne ha un fortissimo bisogno. Ne ero fortemente convinto che ci fossero tanti soldi per l'agricoltura italiana in questo decreto rilancio, perché quando ho sentito parlare di potenza di fuoco di 750 miliardi ho detto è la volta buona per l'agricoltura italiana. Invece poi alla fine vediamo che 1.100 miliardi sono destinati all'agricoltura italiana. Quindi mi viene da ridere a pensare che gli agricoltori italiani contino neanche un centesimo del valore del pensiero di questo paese. Quando sappiamo benissimo che di fronte ai cambiamenti climatici che sono evidenti e che sono stati presi in considerazione da tutto l'arco politico, solo per l'irrigazione, parte fondamentale per un'agricoltura innovativa, e per i disastri che avvengono per le inondazioni sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, l'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, dice che ce ne vogliono 2 miliardi solo per gli interventi essenziali, e noi che cos'è che abbiamo stanziato? 1.150 miliardi. Questo è assolutamente prendere in giro i nostri agricoltori, ma è assolutamente prendere in giro il nostro futuro, perché senza gli agricoltori, senza l'agricoltura, io mi auguro che assolutamente non saremo più nuovamente chiusi in casa, ma quando eravamo chiusi in casa a più di qualcuno è venuto il pensiero: oggi cosa mangio, domani cosa mangio, soprattutto all'inizio del lockdown, quando questo governo aveva pensato bene anche di chiudere l'ortofloricoltura, che ricordo a tutti quanti oggi è ancora il settore più danneggiato, perché per l'ortofloricoltura e per il settore vivaistico assolutamente di soldi a sufficienza non ne sono stati stanziati. Quindi io mi auguro che questo governo ci ripensi, non con questo provvedimento ma magari nei prossimi. Lo dico anche con il cuore in mano, a nome di tutti quegli agricoltori che ogni mattina si alzano alle 4 o 5 di mattina e arrivano forse a fine sera portando a casa quel minimo reddito per poter sopravvivere. Questa non è assolutamente dignità. Grazie, senatore Vallardi. E ora la senatrice Gallone per 8 minuti. Prego, senatrice. Grazie, Presidente, colleghi, Governo. Che cosa si può dire di un provvedimento sul quale non si può dire niente e fare niente? Che cosa si può fare di un provvedimento che arriva blindato dall'altro ramo del Parlamento in un sistema ormai sostanzialmente monocamerale che ha distrutto il sistema democratico, tant'è che persino il Presidente della Commissione Bilancio, che senz'altro non fa parte dell'opposizione, ha stigmatizzato questo modus operandi? Che cosa si può dire di un provvedimento gigantesco, un provvedimento con la P maiuscola, che ha da distribuire e destinare 55 miliardi con 98